What do you bring? Ah, No, questa vocalizzazione era Super Mario. allora, intanto mi tolgo da qua, che sono in mezzo alla pancia dell'Aulberg, che non mi sembra Come si faceva? Non mi ricordo. mi ricordo, ma è riuscito, ma non mi ricordo come ho fatto. Cosa ottengo in cambio dell'oro, mi sembra? O ne è sufficiente? Direi che ne è a sufficienza. Ok, I require more. How much do you want, exactly? all that you have. Ecco qua. Hai Warlock persuasione. E persuasione. Qua inizi. Non so cosa succede se faccio Warlock persuasione. Non lo so. Neanche io, perché io so che si fa persuasione. Vai. Tanto siamo obbligati a scegliere quelli di classe. È vero. Oh, la Madonna Un sacco di santissima. bonus, vantaggio. Hai più Esce 9, quindi. No, 7-8. Ah no. quello solo a te, Gabbo. Delusione. Perché poi qua gli dici: ma non è per te i soldi, ma dovresti dare al capo, no? E tu perché te li tieni tutti tu? L'autority has decreed gold belongs to Toll Collect. No. Non mi ricordo se si andava con inganno o persuasione. Mi sa persuasione. Non mi ricordo. Io sono andato completamente a random. Se vuoi ti Oh, do. porca troia, 21. Dammi guidance, ce l'hai? Oddio No, sono in famoso gufante. santo. Scioltezza. Gold. Gold. Yes. No. I paid back. Oh. Oh, Ottimo, adesso da mille extra così. No, ma adesso da spirocceria, cazzo. Prima mi ha dato l'achievement. Prima quell'achievement lo dava solo se combattevi e non le facevi usare i soldi. Cioè, la combattevi con zero soldi addosso. Invece adesso l'ha dato anche se la sconfiggi con le parole. Meno male. A me quell'achievement l'ha dato anche a me. Ma E il con la prima. problema qua Io dentro perché c'è roba. la prima patch non lo dava, non si sbloccava. Elio. Ah, boh. C'è una porta qua, aspetta. Sì, ma c'è la cosa qua. No, come faccio? Ma vai via, basta. È impossibile. Serve una copa di forza che io ho Ah, è qua dentro. strength. Ah, ci provo adesso. Fatto. E va, 500 gold. Prima tutto il gold che c'è in giro. Ce n'è un botto. Porta, Gabbo, puoi sfondarla. Salve. C'è una chest. C'è uno scudo che mando a Rick, perché boh. Ah, Gabbo, sfondi il pavimento. Aspetta. Non mi ricopio bene. Ah, carino questo. Come scudo. Ha senso. Non posso andare giù perché? Devo ribeccare l'angolo. Oh, meno 4 però, Sfondata con un suo colpo. Beh, stai una fiaba, meno 4.
Ma, cioè, veramente? Ah, qua c'è il forziero pulento con la serratura chiusa. Dove sono io? America è andato giù, beh, allora posso. No, io non sono giù, sono ancora su. Ah, ok. Sto facendo le altre stanze. La signorina è morta senza rompere il cazzo, è già una buona cosa. Ehi. Sono sul tetto, cosa c'è sul tetto di bello? Qua senza non riesco ad aprirlo perché c'è robustezza media, quindi si assorbe i danni. Vabbè. Lo sto girando dentro perché vedo che c'è. Allora, ho aperto il portone. Roba da crafting, se volete prenderla. È di qua, nell'altra stanza lo prendo. Non mi ricordo cosa c'ha. Qua... meglio. Oppure tu forse con la mazza riesci a distruggere, non lo so. No, non ce la faccio. Posso avere un'arma, un martello a due mani, sì, ma con la mazza no. Ok. Adesso quando nella Murren's Tower parliamo col mercante, quello incazzato che prendo la Drake Halberd, allora sì. Qua. Sì, l'ho vista, aspetta. No, poi per l'altro non mi ricordo cosa c'è. Non mi ricordo. Non posso vedere la roba che apro. Quindi, se volete andare giù, dovete. Non puoi vedere la roba che apro. Io no, non mi apre il coso del loot. What the fuck? Ma perché sei così buggato stasera? No, ma lui è sempre stato abbastanza buggato. Ma lui perché c'ha. Ma fa fatica a caricare qualsiasi cosa. Scusate, dei guanti. Il computer ti sta per lasciare. Ma il computer poverino no, il gioco sicuramente lo mette a dura prova, però. Sta per abbandonare. Capo che sfonda pareti. No, tu comunque... Vabbè no, in realtà non dovrebbe essere anche così. Comunque però da adesso, qua... adesso i giochi moderni in generale vogliono processori moderni, eh. Si sente una differenza enorme tra... Chi è che mi... Cosa c'è qua dentro? Beh, in realtà c'era la porta per poter uscire, che è quella da cui siamo entrati adesso, che ho aperto. C'è un sacco di oro però, eh? Sì, ma infatti c'è da lootare, si vede. Attenzione. Un Wyvern Toxin per Jahail, pozze della Necrotic Resistance... che boh, ok, wooden chest, altro oro. Dei soldazzi c'erano e basta. Che schifo non fanno, ma... Beh, abbiamo fatto la signora dell'oro. Andiamo verso nord, dovremmo trovare gli altri. Nord e nord-ovest. Ma che il gatto lì che salta. Non so più dov'è il PG. È disperso nei livelli. Meo. Taian Shipment Box. Ma che da Tai. C'è una cassa da Tai. Incredibile. Da Cornmite. Da Dale. Che figata, l'avevo mica notato sta cosa. Sì, vengono da tutti i posti, è bella, è bellissima come... È bella questa cosa. Poi Tay, c'è tutto tranne che è bello, però, sì. Vabbè, oh, però, insomma... Beh, però lui top, perché Tay tutti i necromanti, quindi... Sì, così non morti i necromanti, però... Sono uscito dall'altra parte, Chiari. Sì, dobbiamo andare avanti di qua, però. Sì, ma io ho trovato la tappa, quindi scusate, ma... Qua c'è qua ho trovato un cesso sporco, eh. Ho trovato un cesso sporco, io. Proprio. Ma perché Torre stai andando di là? Adesso esco, vengo lì. Ho fatto il giro lungo. Questo è il gatto. Ma dobbiamo andare verso nord, tanto. Ma anche dritto, no? Vabbè, vacca, devo finire.
Sì, anche dritto alla fine, tutte e due le parti. Qua c'è il waypoint di Moonrise, ma non proseguiamo oltre. No, qua c'è l'altro fratello. Qua c'è l'altro fratello, poi non c'è il terzo da qualche parte. Che fratello è questo qua? Questo qua è quello che devi bere e raccontargli le storie. Vuoi fare tu, Gabbo, o vuoi faccio io? Non ho molto carisma io, eh. Qui io qua ho fatto col baldo e... Anche il ladro. Il ladro ce la può fare perché può far finta di bere. Vero. Sì, però cioè, è bello da vedere. Se qualcuno vuol fare passo mio, vada. Se no, vado io, ditemi. O se no, per la lore possiamo farlo fare a Tommaso. Però poi non garantisco, eh. Vai, lore. Io per la lore farei Tommaso, tanto la mai. Ah, sì, infatti, cioè, peggio di così non può andare. Cioè, in realtà sì, può andare tantissimo peggio di così, però... Lore. Vada Tommaso. Le. Guardalo. Oh, Tommaso al bancone del Rebus. Guardalo. Con le sedie scomodissime. Di fare di costituzione per rimanere sulle sedie, eh. Vacca. Un paio di amici potrebbero rispecchiare quella descrizione. Leaning in, you can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open. Go on, swing. Make it drink. Be drunk. You and I both. To our good. E vacca, Monk saving throw, Barbarian saving throw, capo. Allora, no, hai scuola la birra, scritto tutto in caps lock, e sei Gabbo. però il Monk era molto bello, eh. Ma... Scegli tu. Sì, ma sei un barbaro, cioè... Ma pacca, ma porca. Vabbè, ma ragazzi, ma perché con vantaggio tiro 3, 4, dai. Beh, però abbiamo sì, 3 ispirazioni, sì. Quindi vai tranquillo. Vai. Da vedere, 5, 6. Ma sei da denuncia, però, eh. Cosa ho tirato? 10 e 9. 10 e 9. Sì, quindi comunque andato. Da denuncia. Sì, comunque da denuncia. Il vero barbaro... Burns your throat as you swallow. Otherwise you feel no ill effects. Lui con la violenza del barbaro. Perfetto, sto dialogo. Qua. Che spina. Che spina efficace. Ah, adesso c'è Tommaso il cantastorie. Tommaso come Tonio Cartonio al Fantabosco. E vacca. Vacca. Tutti performance, capo. Hai meno una carisma. Ah, perfetti. Vedi tu. Ah, è andata, si tratta solo di sapere cosa. E basta. Ma guarda, addio, che carismatico. Che canta storie pazzesco. Guarda, ma hanno veramente registrato una risposta per tutte quelle opzioni. Ovvio. Sono dei malati pazzi, cazzo. Pensa quanta roba c'è che nessuno vedrà mai, eh.
No, non è vero che nessuno veda mai, perché Moltisam ha visto tutto. Vabbè, ma Moltisam, ma poverino, sai. Come cazzo fa, poi c'è solo lui. Ok, capo. Again, drink. Vabbè, ormai abbiamo preso quella strada lì. Fino all'ultima goccia. Mamma, capo, ho visto quel 2, sono cacato. Vabbè, io se non ne tiro uno male non sono più contento. Ma guarda Tommaso com'è contento, lì che beve. Ma alla fine si è cacciato. Ma hai mica visto mentre mi scolavo metà della cantina dell'accampamento, però vabbè. Ma i capelli un po' rossi, non l'avevo mai notato. Sì, è tutto. Non è solo biondo. Più storie, Tommaso, più storie. Vai tra. Comunque è impassibile Tommaso, si è schiaffato due pinte di quella roba lì e ha fatto una piega. Fanno delle birre belghe da 13 gradi come minimo. Ma infatti. Non so quale, onestamente. Beh. Vabbè, sì, dai. No, io ne votavo un'altra. Fai tu. Fai un'altra. Sei tu che controlli. Ho sconfitto un inquisitore. C'è tutta roba. Tutte le cose che hai fatto nel gioco, ce l'hai. Allora, aspetta. Un face spider. A bullet. Uno poi, c'era tipo 3000. Vabbè, dai, Vlachit ci sta. No. Ah, non so cosa succede se fai continuo. Possiamo fare un reroll, non ne accetto di più però. Bravo, fai un reroll. Niente. È difficile. Devo tirare 17. Shite. Fa la rima. Sì, 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 è bellissimo. Oh no. Che cattiveri. Quindi siamo qua per sparare le più grosse. Ho anche tirato decentemente, però. Niente, ci abbiamo provato per la lore, ragazzi. Non so come sia il combattimento contro questo cancro. No, ma non ho idea. Anch'io. È per questo che era giusto provarlo. Perché l'ho combattuto nella mia prima run. Intanto 374 HP lui. Cosa? Vacca. Allora, c'è da stare attenti che secondo me lui ti tira giù. Vedi che c'ha. Ma è immunità qualunque. Ma è immune a qualunque tipo di danno. Ma immunità tagliente, immunità perforante, immunità contundente, immunità a tuono. Nessun misura attacco può risvegliare l'assunto per. È immune ai danni. Ok. Rifuso caso di attacchi quindi fisici. Aspetta, Jay, non andargli vicino. No, non gli fai danno, con niente. Sì, però ha usato l'elemento acido. Vedi che gli ha cambiato le cose. I danni d'acido hanno cambiato la natura della mistura speciale. Aggiungi altri sapori elementari potrebbe rendere peggiore la mistura. E quindi, però non lo puoi fare con attacchi elementari, non lo puoi attaccare con danni fisici. Come cazzo lo attacchi questo? No, attacchi con. Secondo me lo devi far esplodere. Sì, ho capito, ma come? Andando di tutti gli elementi contemporaneamente. Sì, tipo. Dobbiamo sparargli frecce elementali la prossima volta. Io proprio non ho elementi, quindi. Ora è necrotico. E fosse pure fatto una combinata. È capitato di peggio, Marte. Madonna. Io non so proprio come si fa sta battaglia. Mai fatto. Lo scopriremo o moriremo provandoci. Quanto è con salvataggio è tipo 25 anni fa.
perché su di me? Tutti su di me. Beh, no, ha preso tutti, non ti preoccupare. Quanto male fa? Il fatto che, cioè, non so cosa fargli, ragazzi, cioè. Allora, c'ha ebbrezza leggera, ha svantaggio proprio di caratteristica su destrezza e carisma, e le sue arrugginazioni generano imp. Cosa sta succedendo? Come cosa succede in sto fight? Io onestamente non lo so, io quasi quasi vado a... Io mi ammazzo tutti gli altri intorno e ve la vedete voi. Ah beh, sì. Una cosa che può funzionare. Sì, danni elementari, sei l'unico che può farli, eh. No, ho tolto il salto dalla lista delle abilità, porca troia. Devo rimettere il salto, ok. Io c'avevo fuoco e fulmine, eh. E ghiaccio al massimo. Vabbè, sono tre. Ma non so se funziona così o no, poi boh. Voglio andare a picchiare questo qua. Mi piace perché c'è un roba enorme che ci attacca e voi la prima cosa che avete fatto è andare da un'altra parte. Ah beh, fai attacchi a we. Adesso arrivo, però dobbiamo ammazzare i piccoli, sennò è finita. E faccio danni radianti, dici, almeno questi li ammazzo in fretta. No, però conserva di radianti per lui. Ma scusami? Perché mi ha cacciato prono con un attacco, ma veramente? Sì. Lui adesso è moderately inebriate. Mi guardate che effetti ha che non riesco a leggerli. Ogni volta in pratica fondamentalmente dobbiamo continuare a fargli danno con gli elementi finché beve poi esplode, a quanto ho capito. Sì, ha svantaggio proprio di caratteristica su destrezza e carisma, e le sue allucinazioni generano impa al momento. Picchialo con i pugni radianti che hai, oppure altrimenti vai a picchiare quelli piccoli. Per la scelta. Tanto tu i pugni, i tre elementi puoi farglieli. È ritornato sì. Rotten perché Elio l'ha attaccato. Sì, no, ma secondo me non dobbiamo attaccarlo con tutti. Basta un cambio di elemento alla volta. E evitare di essere uno di fianco all'altro, visto che fa un attacco a cono. Ma Hunter's Mark puoi anche non metterglielo, tanto è immune. No, perché adesso c'ha il rifuso putrefatto e lo deve usare in ebbrezza. Quindi bisogna lasciargli il turno. Quanto volte attacca Gabbo? Gabbo ti vomita addosso, eh? Vacca, lo ha cioccato. Ho 10 HP. Ma è tutto buggatissimo da me. Sì, sta vibrando un po' su se stesso. Bisogna andare a salvare Gabbo. Io posso correrci, però. No, non so se ci arrivo in tempo. Cazzo, faccio questo qua che mi rompe i coglioni. Qualcuno esce da salvare Gabbo? Sì, io gli posso fare l'incantesimo. Mi ritorno un attimo. Credo. No, non è vero. Non posso. Perché? Io riesco a saltare sono per prendere per salvarlo. No, non mi fa fare. Ah, perché già li ho usati questi due incantesimi qua. Quindi devo fargli così. Boh. Ma dai, ma porca puttana. Facciamo questo, va a cagare. Probabilmente io adesso ci lascio le penne. Quindi, ciao. Ma due critical miss. Vabbè, per cui sta accadendo. Adesso è intossicazione profonda. Le sue allucinazioni continuano. E Trisobad sta per svenire da quanto ha bevuto. Sì, dobbiamo continuare a cambiare gli elementi mentalmente. Quindi Elio con le frecce elementali. Ok, quali? Uno che non ha elettrica, adesso, non l'abbiamo usata. No, elettrico è immune, immunità. Ah no, c'è immunità a tuono. Thunder immune, non elettrico. O ghiaccio, quel che ti pare. Ok, facciamo ghiaccio, dai.
Pavimento critico. Adesso c'è. Però è una battaglia interessante da combattere. Io mi sa che scatto. Cioè, esatto. Come dash? Come vacca? Ciccione bastardo. Oh, le, finalmente. Ma poi ha fatto anche un sacco di strada. Cioè, io c'ho un sacco di buff al movimento. Ecco, ciao, è stato bello. Ma sei pesantissimo. Perché sei così pesante? E ha debuffato la forza? No, però è... Non hai un'altra forma animale? Sì. Però poi non posso attaccare. Se no muori. Gli alimenti ce li hai, gli ho dato un sacco di frecce prima. No, ce l'ho. In realtà poi posso faccio così. Dobbiamo ammazzare i piccoli mentre scappiamo da lui e gli attacchiamo gli elementi. No, però adesso lui deve attaccare, perché lui quando ti vomita beve. Allora, mi lascio attaccare io allora, che ho più vita di voi. Io ho fatto, Attaccate adesso non dovete attaccare lui, perché lui ha già il reflusso. No, ma non gli ho fatto 64 danni. No, però gli hai fatto un po'. Ne ho fatti 24. Buttalo via. E questi erano altri 20. No, non mi lamento, Vacca. No. Non so se è la gatta di Gabbo o il gatto in game che fa quei versi lì. È sempre la mia gatta che fa casino. Vai, chi c'è? Vai, adios. Ammazza il coso che hai davanti. Semplice, due attacchi e via. Perfetto. Riesci a... No, è a posto. No, è il reflusso gelido. Non serve mettere più di uno. No, però se metteva il reflusso di fuoco, io ho resistenza a danni da fuoco. No, era abbastanza pieno. A posto. Ok. Adesso ha perso l'immunità ed è vulnerabile a perforante, tagliente, contundente, tuono, radioso radiante. E forza. E debole a tutto. Dai. Adesso dobbiamo attaccarlo, ragazzi, finché possiamo. Gabbo, vieni con tutti i tuoi cazzotti. Dobbiamo spaccarlo perché è tutto ubriaco. E Gabbo, massima potenza. Non ho l'ira, però... Vabbè, vai, più danno possibile. Vulnerabilità, prendere tutto raddoppiato, vai. Quanti danni che prende? Ah, cazzo, si è ripreso. Perché c'hai il turno prima di me, se no attaccavo. Adesso è tornato... No, non ha nessuna resistenza al momento. Ha dato una smenata... Adesso semplicemente... Beh, ti lascio a te il compito di menarlo, dai. Va bene. Però ho finito gli spell slot. Ho capito. Mi smite. Attaccalo, scusami. Ho finito. L'ho già usato. Ah, tutto? Sì. Vabbè, ma tanto ci siamo io e Elio, in realtà. È andato. Ma che schifo che gli si apre la pancia quando muore. Che schifo. Ma sai i denti. Vacca, è vero. No, sono le ossa, non sono i denti, dai. Ma sembrano denti, però. È come quel film, denti, quello con la... No. No. Esiste, però, cioè... Adesso c'ho Divine Sense, però... Vacca, che botta. Ok,
Guarda com'è. Mamma mia, com'è generoso, oh, Xarxes. Un vero paladino. Beh. Fate del formaggio marcio. Allora mi sa che dobbiamo fare un riposo lungo perché siamo completamente scassati, quindi... Non abbiamo uno breve da fare? No, abbiamo finito. Qui comunque c'è della lore qua dentro, Cosa fa la Ratbat? Ottieni vantaggio ai tiri per colpire contro le bestie. Beh, sì, c'è anche il sotterraneo dove c'è la sua mistura nascosta, forcia cazzi. Voglio bene a quest'arma, ma non fa un cazzo di danno. La cambierò alla svelta. La lascio a Gabbo, a Rit, perché voglio prendere la mazza di Letander. Cosa? La mazza di Letander qua. È forte, ma su di me ho perso troppo burst. Infatti secondo me ha perso molti danni, comunque ci stava, un sacco di buff. Questi sono i giavellotti, poi se vuoi prenderti. Ah, dove? Premi alt, li vedi. Però che era... Sì, per me non è così banale che se premo alt funzioni quello che... Ah, ok. Non era qua il coso documento nascosto? L'ho preso già io, perché? Ah, ok. Cazzo ne so. Direi che mezzanotte passa, andiamo a riposo e buona. Ah, qua c'è la... Vai a leggere il libro, Torre. Che libro? Questo qua. Vabbè che sono nel suo... nel sotterraneo. Vado a leggere. Oh, deve leggere lui che c'ha Wisdom. Io non capisco un cazzo. Sono stupido come la merda. Ecco qua. Research notes. They describe a procurement visible devoted after exhaustive. The petal looks invisible in the courier. Unfortunately, a deep purple stain darkens the. Indagare mi fa tirare. Però abbiamo smesso di aprire le casse. Torre, ho una mazza. Credo sia una mazza, sì. Scusa, una great club due mani. Ah, quanto fa però? Quando sei sbronzo e vantaggio i tiri di attacco. No, me ne faccio niente. E in più fai un blast per ogni attacco che fa da 1 a 4 thunder damage. No, beh, non amo domani, c'ho quella la spada chi ti anche se voglio che è più forte. Però se avessi fai comunque 4 danni che sarebbero comunque buoni perché noi tendenzialmente missiamo. Quindi. La vendiamo quella. C'è una trappola sulla porta finestra. Qua sulla cage door, porta finestra. La porta della gabbia. E qua c'è un survival da fare che io ho fallito. Anch'io ho fallito. Ma io posso fare così. Non è servito assolutamente a niente. C'è un heavy test qua. Cosa stai facendo con la chest? Aspetta, prova da... schifo. Vabbè, forse però le braio non possono essere decenti con l'anello che ha adesso, però sì, insomma. La pita da parte della gabbia, tu possiamo andare a fare il riposo, so. Guardate, c'è un sacco di vino da portare in base. Qua. Non so, Elio, ci sei? Sì.
Deve aprire la cage door. Pardon. Vabbè. Deve essere disarmata. Sì, ah giusto, io devo vedere il latte che ho raccolto prima. Devo vedere il latte? Guarda, milk bowl, 3 camp supplies. Vista che c'era? L'avevo detto. Miscredenti. Wow. Aperta. Dei battle match power, qui sono per Gabbo sti guanti, sono forti, vabbè, intanto tengo io. Adesso mi sta per calare la forza, quindi faccia all'anima del cazzo. Adesso dobbiamo iniziare a smorarti la roba che mi sta per calare la forza. Boom, andiamo a pisolare. Andiamo a pisolare. Go to camp. Voilà. Ah sì, hanno messo l'animazione nuova che Kallak s'atterra, tutta contenta. Cioè che fa? Adesso s'atterra, si muove. O si mette a ballare in sottofondo mentre parli di cose tragiche. Waiting for other players. Oppure no, I guess. Cioè che non è comparsa l'opzione a capo. Così no. È. Infatti. Ma sono appena arrivato io nell'accampamento. Ora? Avete l'opzione tutti? No. Ma com'è possibile? Ah beh, se lui c'ha l'interfaccia che non gli viene disegnata, non gli appare. Dio santo. Guarda, facciamo così. Aspetta 10 secondi che devo... Waiting for the player 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aspetta. A posto. Gabbo left the game. Non riesco a capire se è un problema del computer o della rete internet. C'è da Rick. La passa no, la misura. Oh, c'è quella passerona di misura. Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The popping up wherever you look. What do you want? Drop the attitude and puck absolute's cult. Ah, sì, che lei è così perché Up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting closet. Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. I'll make it simple. Will fail now. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Oh! Your mind li- What are you doing? A doubtful Will catches his... Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? My favorite pet. You recall an old incantation from a children's story said to void a devil's contract. I've never... Fine. I'll play your game. Clause F. Now, to Moonrise, pet. Adesso che ho, mi sono messo i vestiti di cosa? Ma perché questo orrore? Cosa abbiamo fatto di male per... Ah, qua ci sono i personaggi. Vabbè, fammi fare un attimo di audio giusto per ciclare. God damn it. We're supposed to risk our necks to get one of her assets. Gabbo, perché sei sempre in mutanda? È orribile. È uno state of mind.
Ah, perché c'è Starion. Che cazzo vuole Starion? A me compare la minimappa ora. Oh. Chi? Quelli che vogliono parlare. Facciamo la pisolata, salvataggio e via, dai. Sì. Ok. Qualcuno sta dialogando. Chi è? Sì. Vai, cosa mangiamo oggi? Vai, vai. Sono in attesa io, waiting for other players. E anche a me. Oh, ma porca troia. A te a passo, aereo. Ok. Allora, adesso decido io. Allora, tre bacche da tui. Tre pacche da tui. Un'anguria. Una... 33 me, no. Che cazzo? 33 facciamo. Mele? Beh, sono... 30, 33 oh. Mele, via! Vai! Un po' esagerato perché è più di... The voice of the absolute. Oh mio Dio! Oh no! La nanna con la barba. I don't know how much longer I can... You took an you did a brave thing, saving those people in the grove. Not wave. Each wave a set of orders to the infect. Yes, in any case, I am unfortunate. This is not. You must now. Yeah, yeah. No, perché? Ah, perché no? Adesso ho anche il sogno di Tommaso. Tommaso, perché la tua guardiana è una lottatrice di MMA? Perché Tommaso ha avuto una guardiana di un certo tipo. Vacca, ma è colossale. Guarda che è anziana. Uno. Due è enorme. È un personaggio di Bucky. Ma che Tommaso è enorme, sì, per quello. Sì, ho capito, ma è colossale. Per favore, rendi pubblico, così mi unisco e vedo. L'ho reso pubblico. Ah, ok. Beh, dai, ci sta così. Enorme. È un muscolo unico. Cioè, mi sembrava adeguata a Tommaso, poi. In ogni caso... Sì. Bellissimo, perfetto. Colossale, una signorona colossale. Oh, ma il bel pacco di Tommaso in primo piano. Andiamo a provare.